Il Dodecaneso è un gruppo di 12 isole più una quarantina di isolotti dell'Egeo meridionale, situate vicino alla Turchia. Prima del 1912 apparteneva all'impero ottomano e i turchi di Solimano il Magnifico l'avevano conquistato nel 1522, sottraendolo ai cavalieri gerosolimitani, mentre in precedenza era appartenuto ai veneziani e ai genovesi. Nel 1912, durante la guerra di Libia, il Dodecaneso fu conquistato dall'Italia. Nel corso degli ultimi 20 anni si sono intensificati studi, ricerche, pubblicazioni, convegni e mostre sull'architettura del periodo della sovranità italiana in Dodecaneso, 1912-1947. Nell'ambito di un più ampio e rinnovato interesse per l'architettura italiana fra le due guerre, per molto tempo investita dal generale sentimento di rifiuto che ha coinvolto tutto ciò che in qualche modo era associato al regime fascista e dall'avventura coloniale italiana. Oggi invece quelle realizzazioni, osservato con l'occhio disinteressato dell'indagine storica, sono universalmente considerate espressioni di architettura e urbanistica moderna ed innovativa, in linea con le più avanzate esperienze dell'architettura europea del secolo scorso. La figura di Armando Bernabiti, Crevalcore 1900-1970, in questi studi e ricerche si ritaglia uno spazio importante, non solo per la notevole quantità e rilevanza urbana delle sue realizzazioni, ma soprattutto perché in molte di queste gli viene riconosciuta modernità, creatività e originalità. Armando Bernabiti nasce a Crevalcore il 12 luglio del 1900. Figlio di un sarto, a 16 anni ottiene la licenza media a Modena con un bel 9 in disegno. Non ancora diciottenne, partecipa all'ultima parte della Prima Guerra Mondiale. Riprende in seguito gli studi e nel novembre del 1922, presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna, consegue il diploma di professore di disegno architettonico. Dopo un soggiorno di studi a Parigi, all'epoca fervente capitale mondiale della cultura e delle avanguardie artistiche, ed una prima esperienza di lavoro nel 1926 come disegnatore progettista presso l'Istituto Case Popolari di Roma, il 29 giugno del 1927 è assunto a Rodi nell'ufficio di architettura del governatorato italiano del Dodecaneso, con mansioni proprie di architetto. A Rodi vi rimane quasi 20 anni e, dopo aver operato inizialmente a supporto dell'architetto capo Pietro Lombardi, negli anni 30 diventa l'architetto di fiducia dei due governatori di quel periodo, Mario Lago e Cesare Maria De Vecchi. Ed in sodalizio con il collega Rodolfo Petracco progetta molti ed importanti edifici pubblici. Il giovane architetto crevalcorese lavora, nel primo periodo, a stretto e quotidiano contatto con il governatore Mario Lago, che all'architettura attribuisce un ruolo primario. Con lui ha una forte intesa personale, ne è il più sensibile interprete in campo artistico e non a caso il governatore gli affida i progetti che gli stanno più a cuore. Rodi, negli anni 30, è un paradiso e Armando vi trascorre una vita agiata e spensierata. Vive in una bella villetta nella Rodi Alta, affacciata sul mare. Ha rapporti con l'élite della città. È inserito in una vivace compagnia di amici, parecchi sono bolognesi e lui ha sempre nostalgia di Bologna e di Crevalcore e conduce un'allegra vita da scapolo, fra feste da ballo, battute di caccia e scorrazzate in moto per l'isola.
Bernabiti frequenta assiduamente la casa del Fascio. Da sempre, infatti, professa una convinta e totale adesione al fascismo. E Di Negeo è sempre lui progettista di una decina di case del Fascio e del Barilla. Nel 1930 conosce la giovanissima italo-greca Maria Tito, la cui famiglia di antichi emigranti pugliesi era scampata nel 1922 da Smirne, messa a ferro e a fuoco dai turchi. Lui, timido, schivo e sognatore, lei che lo sovrasta estroversa e spavalda, ma è l'amore della vita per entrambi. E dopo un lungo fidanzamento si sposano nel 1941, a guerra già iniziata. Con lo scoppio del conflitto cessa di fatto l'attività costruttiva civile. Bernabiti si arruola allora nelle camicie nere, i fedelissimi del duce del fascismo, e partecipa come volontario a due brevi spedizioni militari a Castelrosso e Creta, distinguendosi per coraggio ed abnegazione. Dopo la caduta del fascismo e l'armistizio dell'8 settembre 1943, Rodi conosce la dura occupazione tedesca fino al termine della guerra, quando gli inglesi pongono fine alla presenza italiana in Egeo, e Armando viene internato per un anno in un campo di prigionia. È un momento tremendo per lui, un trauma che lo travolge e dal quale in fondo non trova più la forza di riprendersi. Dopo un anno viene rilasciato, rientra in Italia e con Maria vive per 3 anni in un centro profughi a Mantova. Grazie ad un provvedimento governativo, finalmente nel 1949 viene assunto al Genio Civile di Pesaro, con mansioni di semplice disegnatore, perché è pur sempre solo un professore di disegno architettonico e quello che ha fatto come architetto indodecaneso è del tutto ignorato in Italia. Nel 1956 è colpito da un grave malore, invalidante. L'anno dopo ottiene trasferimento a Bologna e dal compimento dei 65 anni è collocato in pensione. Nel frattempo, dal 61, è tornato ad abitare a Crevalcore, dove con Maria passa gli ultimi anni, facendo una tranquilla ed appartata vita di paese, sempre schivo e gentile, assorto nei suoi ricordi. Muore il 22 dicembre del 1970 all'ospedale Barberini di Crevalcore. È sepolto nel cimitero comunale, a pochi passi nel campo riposa Maria, che gli è sopravvissuta fino al 1988. Armando Bernabiti, da progettista di supporto ad architetto in dodecaneso. Il periodo del governatore Mario Lago, 1923-1936. Il triestino Rodolfo Petracco nel 1923 ed il crevalcorese Armando Bernabiti nel 1927 erano stati assunti a Rodi nell'ufficio d'architettura del governatorato delle isole italiane dell'Egeo, quali progettisti di supporto degli architetti capo. Negli anni dal 23 al 27 è architetto capo Florestano Di Fausto, l'autore di gran parte degli edifici pubblici realizzati in quegli anni, che in modo eclettico ricorre a vari stili accademici, ma crea soprattutto un suggestivo stile locale, orientaleggiante, ispirato a quello che chiama lo spirito del luogo. A Florestano Di Fausto, dimessosi dall'incarico per insanabili contrasti col governatore, subentra nel 1927 l'architetto Pietro Lombardi, che resterà solo 2 anni, ma lascerà la fondamentale realizzazione delle Terme di Calitea, considerate l'apice dello stile orientaleggiante. Qui l'architetto Lombardi, con la collaborazione di Bernabiti, che completerà l'opera dopo la partenza del primo, elabora memorie ottomane, classiche e bizantine, con sorprendente fantasia, in una sintesi che è la più riuscita espressione ad un tempo di Oriente, mediterraneità e gusto déco. Il governatore Mario Lago, dopo la rinuncia dell'architetto Pietro Lombardi, decide di dare fiducia ai progettisti interni Petracco e Bernabiti, che a Rodi hanno messo le radici, anche se nessuno dei due è laureato in architettura. Ad essi si deve la progettazione dal 29 al 45 di quasi tutte le costruzioni pubbliche dell'Egeo italiano. Il lavoro di progettazione di Petracco e Bernabiti è determinante nell'attuazione dei programmi del governatore di restauri e nuove costruzioni nel dodecaneso.
Nel frattempo, sul finire degli anni venti, il fascismo andava maturando in Italia una sua chiara visione in materia di architettura, che bandiva l'impiego eclettico degli stili accademici o esotici e guardava con favore alle tendenze più moderne come il neonato movimento razionalista. Lago, dal 29 in poi, in sintonia con questa aria nuova, corregge la rotta su una via prudentemente innovativa, meno rivolta al passato o agli orientalismi. Bernabiti, dal canto suo, già nel 1928 si era fatto apprezzare nel piccolo progetto del Club House del Golf, appena fuori città, e nei primi anni 30 si occupa di alcuni interventi di restauro e ricostruzione in stile nella città murata. La filiale del Banco di Roma, 1930, nella piazzetta di fronte al Museo Archeologico. La sede delle ceramiche Icaro, 1931-32. La fontana di Piazza del Fuoco, 1934, al centro della piazza principale della città vecchia. Il progetto più importante di cui si occupa in questo periodo è il villaggio rurale di Peveragno Rodio, 1929-32. Il primo e il maggiore dei quattro che saranno realizzati nell'isola, nel quale coniuga sobrie geometrie déco con i richiami allo stile gotico dei cavalieri di Rodi. Altri interessanti progetti di questo periodo sono la cosiddetta Casa del Vignaiuolo, 1931, dove si misura col tema della casa rurale coloniale, la Tribuna del Tiro a Volo, 1931-32, la Casa del Balilla, 1930-32, sviluppo di un progetto di Lombardi, la Tribuna dello Stadio Arena del Sole, 1932, edifici per lo sport e del tempo libero, moderni e di pieno sapore déco, con frequente impiego di elementi tardogotici cavalliereschi. L'Albergo Savoia, 1931-32, di gusto nuovo, in egeo, lineare, sobrio, senza decorazioni di sorta o riprese stilistiche, se non i leggeri balconcini con ringhiere déco in ferro battuto. Sull'isola di Rodi, Lago promuove la realizzazione di altri tre villaggi rurali, progettati da Petracco e Bernabiti. Cattavia, 1936, Savona, poi San Benedetto, e Campochiaro, 1935-36, per i boscaioli immigrati dal Trentino Alto Adige per la gestione delle risorse forestali, tutti di prevalente impronta razionalistica mediterranea, in linea con le analoghe realizzazioni coloniali. Gli ultimi edifici dell'età di Lago, a Rodi, di importanza fondamentale per il completamento della piccola capitale, sono tutti progettati da Armando Bernabiti, nel segno di un largo impiego del verbo razionalista associato ai minimi residui déco. Istituto di Biologia Marina, 1934-35, leggero, luminoso, metafisico, da allora un punto fermo nell'immagine della Rodi moderna, da alcuni considerato il suo piccolo capolavoro. Lo stabilimento balneare La Ronda, 1935, che ripropone la cupola di Galatea in un contesto di deciso razionalismo navale, tipico delle colonie marine di quegli anni. Il Teatro Puccini, 1934-37, il più importante edificio pubblico costruito dagli italiani a Rodi negli anni 30, grande progetto monumentale per imponenza di dimensioni, 1200 posti, collocazione spaziale e impatto sulla scena urbana, è l'atto conclusivo dell'era di Mario Lago, sostituito a costruzione ormai ultimata dal nuovo governatore Cesare Maria De Vecchi, al quale viene generalmente attribuita la scelta del rivestimento esterno in mattonelle di pietra artificiale, che appiattisce la massa muraria e rende cupo e pesante l'edificio. De Vecchi, la purificazione e l'architettura Littoria, 1937-40. Fin dal suo arrivo, il nuovo governatore mette in discussione tutta l'impostazione stilistica del predecessore e proclama il suo verbo in architettura, coerente con la sua visione politica. Rodi deve essere immediatamente totalmente italiana e fascista, senza compromessi con le stratificazioni culturali locali, eccezion fatta per l'architettura medievale dei cavalieri, identificata con l'uso generalizzato ed esclusivo della pietra arenaria locale, vera o imitata,
Di conseguenza, non solo si dovrà costruire d'ora in poi secondo l'austero e magniloquente stile Littorio, ormai adottato dal regime come stile ufficiale ispirato ai fasti della Romanità imperiale, ma occorre bonificare le costruzioni progettate negli anni venti da Di Fausto, eliminando sia il disordine eclettico che, e soprattutto, i frivoli orientalismi. Occorre cancellare ogni goffo residuo di esoticismo. De Vecchi ordina pertanto il dispendioso programma cosiddetto di purificazione, che è il vero segno del suo passaggio a Rodi, e sul foro Littorio si rifanno quindi i connotati al Palazzo di Giustizia, con l'aggiunto di un colonnato monumentale, del Circolo Italia e della Casa del Fascio. Ma il caso più eclatante resta la ripulitura dell'Albergo delle Rose, di cui è incaricato Armando Bernabiti, che prevede ad eliminare tutto il fantasioso apparato decorativo veneziano orientale ed a ricoprire le superfici murarie piatte e squadrate con intonaco finta pietra. Per quanto riguarda le non molte nuove costruzioni di questi anni, l'interesse di De Vecchi si concentra sostanzialmente sull'onerosissima ricostruzione del Palazzo del Gran Maestro 1937-40 nella città murata, gigantesco falso affidato allo specialista di fiducia Vittorio Mesturino. Anche con De Vecchi, come già negli ultimi anni di Lago, sembrerebbe che Bernabiti assuma un ruolo di architetto di fiducia del nuovo governatore, che infatti lo incarica della quasi totalità dei progetti a venire. La Casa Littoria 1937-39, edificio composto, misurato, essenziale. L'Albergo delle Terme 1936-37, costruzione pur avviata da Lago e che evidenzia quindi un'impostazione formale razionalista, indubbiamente banalizzata dall'applicazione dell'intonaco finta pietra. Le sedi Infail 1937-38, Istituto di Igiene 37-38, la nuova filiale del Banco di Sicilia 1939, non realizzata, tutte con la facciata impaginate nello stile Littorio. San Francesco 1935-39, nei pressi delle mura cavalleresche, rivestita di pietra di Calitea, con l'impianto del tutto austero e severo, l'interno sobrio e pieno di luce, disegnato fin nei minimi particolari di arredo, corpi illuminanti in alabastro, confessionali, presbiterio, pulpito, ascetico, francescano, moderno. È l'edificio con cui si chiude in pratica la parabola dell'architettura italiana Rodi. La guerra è ormai alle porte e non ci sarà più spazio e risorse per costruzioni civili. Si lavorerà quasi solo a realizzare costruzioni di interesse militare. La ricostruzione di Co. Anche a Co, negli anni venti, il governo italiano aveva promosso restauri su tutti la grande fortezza dei Cavalieri ed il vecchio porto del Mandracchio. Adottato un piano regolatore con una moderna viabilità e costruito numerosi edifici pubblici, scuole, ospedali, chiesa cattolica, municipio, albergo. Emblema di quel periodo è il Palazzo del Governo, progettato da Di Fausto secondo il prediletto fantasioso stile orientaleggiante. Il 23 aprile del 1933, Co è devastata da un terremoto spaventoso che la distrugge completamente. Il governatorato promuove completi in 3 anni e mezzo, con una efficienza ancora oggi stupefacente, un impressionante piano di ricostruzione, secondo un disegno urbanistico creativo e coraggioso, che rinuncia alla ricostruzione della città murata medievale, la trasforma in parco archeologico e realizza la costruzione di un nuovo vasto quartiere giardino a ovest del porto di ben 567 casette economiche per le famiglie locali, in gran parte ad un solo livello, ispirati all'architettura anonima delle abitazioni popolari tradizionali. La messa a punto del piano di ricostruzione integra le competenze di ingegneri, architetti e archeologi, che proposero la salvaguardia di 12 siti archeologici in un esemplare quanto isolato caso di progettazione interdisciplinare.
I temi di questa elaborazione di profondo spessore culturale sono esposti con grande chiarezza dall'archeologo Luciano Laurenzi in un articolo sul Messaggero di Rodi, che così spiega le scelte stilistiche adottate. Non era facile inserire le nuove costruzioni nel paesaggio di Caux, accanto alle muraglie azzurrine del castello e alle guglie svettanti dei minareti. Non si poteva ritornare al freddo neoclassico, farsi imitazione dell'antico che ognuno condannava, ma occorreva tracciare linee semplici, senza tuttavia cadere nel geometrismo elementare, dando il più ampio sviluppo alla volta, che è il motivo dominante dell'architettura romana e orientale. Né bisogna dimenticare l'impronta lasciata dall'arte bizantino-cavalleresca, inseritasi anche in quella dei secoli posteriori, che ha elementi di grazia e armonia. Né il colore poteva essere diverso dal bianco e dal dorato, in cui si specchiasse la chiarità del cielo. E occorreva tener conto, accanto alle esigenze estetiche, di quelle antisismiche e, soprattutto, tener conto di quelle economiche. Tutti i nuovi edifici pubblici e privati del nuovo centro di Caux sono progettati secondo questi criteri predefiniti e con un accentuato gusto déco che armonizza l'insieme da Petrarca e Bernabiti, ai quali, pertanto, la città attuale deve molto della propria immagine e forma urbana. Bernabiti a Caux, dopo il terremoto, realizza i seguenti progetti: la Casa del Fascio e Cinema Teatro Impero 1934-35. La struttura domina la nuova piazza principale con l'imponenza cavalleresca del torrione d'angolo in pietra, emblema della sovranità italiana e della forza del regime, dal carattere architettonico dichiaratamente monumentale. È l'edificio più importante della nuova Caux. L'asilo infantile 1934, affacciato sul mandracchio, è composto da due volumi rettangolari disposti ad angolo retto, uniti da un corpo arretrato cilindrico di collegamento su due livelli, con campaniletto a vela e portico d'ingresso, ai lati del quale Bernabiti inserisse, all'interno del reticolo del Caux Losanghe, le formelle raffiguranti i giochi infantili. La Casa del Barilla 1934-36, misurato ed essenziale esempio di razionalismo, collocata in posizione angolare in una piazzetta circolare nella quale si immettono cinque vie. La Sinagoga 1934-35, ricostruita sul sito della precedente distrutta dal terremoto, è suddivisa in due parti, con quella superiore caratterizzata dal rosoncino con la stella di Davide a sei punte, riprese sia sul fronte triangolare che nel motivo déco a zigzag, e quella inferiore con la semicupola sopra il portale d'ingresso, su campo piano intonacato. La Villa Brunetti 1934-35, pregevole edificio razionalista disegnato per uno dei diversi componenti di una famiglia di medici italiani, proveniente dalla catastrofe di Smirne. Il lavoro di Petrarca e Bernabiti nella ricostruzione di Caux comprende anche la progettazione di innumerevoli case ristrutturate o ricostruite ex novo, come il blocco che si allunga sulla piazza Marina e gran parte degli isolati del nuovo centro città. La figura di Armando Bernabiti assume un risalto di primo piano per la qualità e quantità dei progetti eseguiti. Per questo contributo riceve dal governatore Mario Lago il riconoscimento dell'encomio con gratifica e sarà per lui un momento di cui andrà orgoglioso per tutta la vita, l'apice della sua storia personale. La città di nuova fondazione di Porto Lago. Negli anni 20 l'isola di Lero è scelta dalle forze armate italiane per realizzarvi la principale base militare nel Mediterraneo orientale, sede di una squadra di navi da guerra e sottomarini e di una base di idrovolanti. Vi si trova infatti un'ampia baia chiusa, idonea ad essere ben protetta. A partire dal 1933 viene creata la cittadina di Porto Lago, in onore del governatore Lago, con i servizi civili di supporto alla crescente popolazione militare. Essa costituisce un notevole esempio di urbanistica ed architettura integralmente razionaliste ed è tutto è progettato da Bernabiti e Petrarca. A Petrarca sono dovute due fondamentali realizzazioni: il mercato con torre dell'orologio 1934-35, l'edificio più rappresentativo del razionalismo in Egeo, totalmente asimmetrico e quasi astrattista. La scuola elementare e l'asilo 1934-35, dominata dagli archi giganti sul fronte da originale avancorpo semicilindrico,
con funzione di patio porticato. Bernabiti disegna il blocco di edifici che compongono la piazza principale sul lungomare, Piazza Littorie, il cuore del nuovo abitato. La sede di municipio, posta, farmacia, carabinieri e casa del Fassio 1935-38, ha una pianta composta da quattro ali disposte a dominio, con una torretta cilindrica che qualifica l'angolo più esposto verso la piazzetta ed il portico continuo architravato. L'albergo Roma 1935-37, composto da due ali incernierate dal torrione quadrato d'angolo, elemento di impatto monumentale che domina lo spazio della piazza, con il piano terra porticato che prosegue sul fianco del cinema. Il Cinema Teatro Roma 1934-38, semplice parallelepipedo intonacato proteso verso il mare, presenta una facciata d'ingresso di forma semicilindrica che richiama quella sul municipio, con il porticato addossato sul fianco verso la piazza. È uno degli edifici razionalisti più riusciti, leggero nonostante la mole dall'aria metafisica. Altri edifici progettati da Bernabiti sono la Casa del Barilla 1933, demolita nel dopoguerra, uno dei suoi non frequenti edifici asimmetrici, composto dal volume squadrato alto della palestra raccordata ad un'ala semicilindrica, più bassa dai tre archi che coprono l'ingresso, con due finestroni a tutta altezza. La Chiesa di San Francesco 1935-39, oggi San Nicola, nel dopoguerra sono state apportate diverse modifiche, sia esterne che interne, per adattamento al rito ortodosso, progettata ed eseguita in parallelo con quella omonima di Rodi, ne ripropone i caratteri spartani. I due blocchi di edifici con negozi a piano terra e abitazione al piano superiore, dove Bernabiti ripropone alcune facciate e alcuni brani di leggero ornato geometrico déco. Progetta poi tre interessanti interventi di edilizia residenziale, per un totale di 15 edifici e 52 alloggi, riusciti esempi di razionalismo puro. Le case Incis per ufficiali 1935-36 sul viale centrale alberato, quattro eleganti ville signorili bifamiliari, di solo piano terra con giardino, due sono di Petracco. Le case Incis per sottufficiali 1936-38, un blocco di sei palazzini su due livelli con quattro appartamenti ognuna, due tipologie, base e soluzioni tutte diversificate. Le case economiche per operai 1939-40, 5 palazzine per operai civili della base militare, molto sobri con caratteri di edilizia popolare. Infine sono documentati alcuni progetti non realizzati di Bernabiti: una chiesa su un'altura 1930, un asilo 1931, il ginnasio 1938.